Il maltempo ha continuato anche oggi ad imperversare sulle regioni centro-meridionali, dalla Toscana al Lazio fino alla Calabria, ma dalla serata di oggi una perturbazione in arrivo dalla Francia, la settima di questo mese di gennaio, porterà neve e gelo soprattutto sulle regioni del nord Italia. In Liguria nevica in maniera copiosa dalle prime ore della mattina in tutto l'entroterra di Genova e Savona e sui tratti appenninici delle autostrade A7, A26 e A6, ma senza particolari disagi alla circolazione. Da questo pomeriggio e per tutto il fine settimana allerta neve anche a bassa quota su Triveneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, dove a Milano sta nevicando già da qualche ora. Nevicate previste anche nelle città di Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Novara, Varese, Como, Bergamo e Piacenza. Nei prossimi giorni il centro-sud sarà invece risparmiato dal gelo. Le temperature aumenteranno anche di 5-6 gradi, ma non dalle piogge, che saranno localmente anche intense. Se in Italia il maltempo imperversa, ma per ora non sta creando particolari allarmi, nel resto d'Europa la situazione è certamente più critica. In Francia, qui siamo a Parigi, che questa mattina si è svegliata sotto una fitta coltre di neve, sono stati messi in stato di allerta 23 dipartimenti. Forti disagi sulle strade, dove il ghiaccio e la neve hanno provocato diversi incidenti, e negli aeroporti, dove decine di voli sono stati cancellati. Anche in Inghilterra la situazione resta critica. Da ieri nevica incessantemente a Londra e in gran parte del paese, dove 3.000 scuole anche oggi sono rimaste chiuse. Un'ondata di maltempo eccezionale che sta mettendo in ginocchio la viabilità e anche in questo caso il traffico aereo. Oggi a Heathrow, il principale aeroporto londinese, sono stati cancellati oltre 400 voli.